Sta per avere inizio la settimana da capitale al quadrato di Mercatello sul Metauro all'interno del progetto di Pesaro 2024. Il ritmo sarà il protagonista assoluto del programma che accompagnerà residenti e visitatori per 7 giorni di musica, arte, storia ed eventi. È tutto incentrato sul ritmo, questa serie di eventi che ci saranno in questa settimana. Ci saranno alcuni concerti, manifestazioni particolari, ci sarà un convegno per la presentazione degli atti, c'è cioè un incontro per la presentazione degli atti relativi ad un convegno che si è tenuto a settembre su Federico da Montefeltro. Ci sarà la stessa giornata un concerto della Giochino Orchestra, ci sarà poi una serie di eventi organizzati dalla rassegna Musica e Musica che si tiene a Mercatello ormai da 19 anni, che ha sempre più rilievo e sempre più importanza. Poi si andrà avanti praticamente fino alla fine della settimana. Ci sarà un evento in una location particolare che è la casa di un artista che ha deciso circa 30 anni fa di venire ad abitare a Mercatello, che è un giardino praticamente dove sono inserite una serie di sue opere d'arte molto imponenti, insomma, tutte sculture particolari. E in quella sede la Avis, assieme praticamente al coro polifonico Icense, hanno inteso creare un pomeriggio inoltrato, una serata tutta particolare, insomma, dove ci sarà una suggestione vera, insomma, vivremo una realtà senz'altro suggestiva. Avvertivamo tutti in realtà una necessità già generale di riconnettere storie, esperienze, amministratori, spesso anche ma artisti, creativi, operatori della nostra provincia in nome della cultura, anche di quello che poi può diventare turismo culturale, ma in nome della creatività e di valorizzare quanto di bello e di importante c'è nel nostro territorio. Pesaro Capitale Italiana della Cultura è un'opportunità unica da questo punto di vista, anche per questo abbiamo voluto condividerla con tutta la provincia, un comune alla volta, per darci il giusto tempo in tutti i 50 comuni nelle 50 settimane. Siamo oltre metà di questo percorso. La settimana di Mercatello è una settimana importante, chiave quasi, anche per noi di Pesaro, perché condividiamo con Mercatello diversi temi. Mercatello Bandiera Arancione condivide con noi la presenza all'interno dei borghi più belli d'Italia, noi siamo come borgo ospite, loro lo sanno storicamente, ma anche una forte vocazione musicale, con una stagione musicale estiva veramente importante, soprattutto che Mercatello porta avanti, e quest'anno ci è sembrato naturale, ad esempio, condividere già dal primo giorno di questa settimana, dal lunedì alla domenica, di Mercatello Capitale Italiana della Cultura con Pesaro, ad esempio il Salone Rossini. Questa esperienza, anche questa molto in linea con la capitale della cultura e con lo spirito di condivisione della provincia, che già da 3 anni porta gli allievi dell'Accademia Z del Rossini Opera Festival a svolgere dei recital e dei veri e propri concerti in luoghi suggestivi, ma anche con una storia musicale importante della nostra provincia. Questo motivo per cui iniziamo la settimana da Mercatello, che però è all'insegna del ritmo, tra l'altro con la citazione rossiniana: per Rossini il ritmo era fondamentale, più ancora della melodia qualche volta, e per questo è importante che Mercatello svolga una settimana con la musica al centro, ma anche la storia dell'arte, perché dalla chiesa, il Museo di San Francesco, ai tanti segni anche architettonici, rappresenta una vera, se non unicità, però una vera specificità della nostra provincia, passando per l'enogastronomia, dalla goletta ai prodotti straordinari che la caratterizzano, e naturalmente passando anche per il cosa c'è dopo, che è questa iniziativa che con la Food & Market stiamo realizzando per valorizzare i punti, bar e osterie della nostra provincia e i prodotti dopo, in particolar modo, ma anche questa fantastica goletta della nostra provincia.